Il ritratto ovale, a prima vista, sembra rivelare poche delle caratteristiche che abbiamo ormai imparato a riconoscere nei racconti di Edgar Allan Poe. Ma un'osservazione più attenta e approfondita ci mostrerà tracce sottili e intriganti delle ossessioni di Poe: l'amore, la perdita, la follia e la morte. In questo caso, il racconto mette a fuoco altri argomenti che lo toccavano molto profondamente. L'enorme prezzo che molto spesso si paga per amore e il costo, in termini umani, dell'atto della creazione. La stanza è di suo gradimento? È bellissima. È come quella delle favole. I dipinti sono vecchi come sembrano. Oh, sì, sono antichi. Prima che lo château aprisse come albergo, la famiglia che ha vissuto qui era rinomata per la sua collezione. Molti di questi dipinti hanno centinaia di anni. Se lei è interessata, giù abbiamo degli opuscoli che spiegano la storia della collezione. Bene. In tal caso, dirò a George di portarle una copia. Grazie. Ha bisogno di qualcos'altro, signora? Oh no, sono molto stanca dopo aver guidato da Parigi. Bene, se ha bisogno di qualcosa non esiti a usare il telefono per chiamarci. Grazie mille. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Oh, certo, scusi. Grazie. Di niente. Ma guarda un po', sono in un vero castello francese. È davvero bellissimo. Un momento. Mi scusi, signorina, le ho portato il libro sul castello. Oh, il libro. Bonsoir, grazie, grazie tante. Buonanotte. Bonsoir. I dipinti che vediamo nel castello sono gli unici rimasti della collezione del Duca de Mornay, l'ultimo della famiglia che ha abitato il castello per più di 500 anni. Ogni dipinto viene identificato da un numero che si può trovare all'interno di ciascuna cornice. A ogni numero si riferisce il testo che leggiamo in questo libro. Vediamo. Ok. 316. Questo dipinto è di Jean Delors, che dipinse il sesto Duca de Mornay, a cui apparteneva la collezione del castello. Allora, 909. 909. La storia di questo ritratto è la storia di una tragedia. Questo è l'ultimo dipinto mai finito del celebre artista Bernard Beauvais ed è il ritratto di sua moglie Marianne.
Ah, cara contessa, per oggi abbiamo finito. A quest'ora non c'è più abbastanza luce. Oh, vostro marito è proprio un genio, mia cara Marianne, ed è un grande adulatore. Oh, oh, che assurdità, contessa. Io posso dipingere solo ciò che vedo e questa è la vostra immagine. Oh, se... se solo avessi la metà della bellezza che voi mi avete attribuito. Voi siete troppo modesta, contessa. Il mio Bernard vi ha dipinto esattamente come apparite, nulla più. Mia cara, siete la compagna perfetta per un uomo così talentuoso. Alla prossima settimana, Bernard. Sarà un piacere e un onore, contessa. Arrivederci. Presto, cara. Oh, grazie a Dio, questo lavoro sarà presto finito. Perché? Sei stanco di lavorare? No, ma mi fa sprecare un po' troppo colore. Bernard, ti prego, se tornasse indietro potrebbe sentirti. Oh, non temere, sono certo che sei andata dritta in cucina. Bernard. Oh. Vai a metterti sul divanetto. C'è ancora luce, voglio ritrarti. Vai. Amore, sei certo di non essere stanco? Ah, dopo aver guardato quella cicciona per tutto il giorno, voglio far riposare lo sguardo sulla tua bellezza, amore mio. Stai ferma ora, così come sei in questo momento, esattamente come sei. Non muoverti. Ma sto iniziando a stancarmi, tesoro. Non ha importanza. Ti devo afferrare ora, quando la luce è giusta. Ho l'impressione che sia un'ossessione. Ho delle cose importanti da fare in casa. Sono venute molte persone a cercarti e le ho dovute mandare via tutte. Per favore, Bernard, ti prego. Oh, no. No, resta dove sei. Rimani seduta dove sei. Gira un po' la testa verso la tua destra. Esatto. Sì, brava, così. Così è perfetto. Sei davvero bellissima. Metterò la tua scintilla vitale su questa tela e qui brillerai in eterno. Ma se dipingi solo questo ritratto, amore mio, saremo rovinati. La cosa importante, come ti ho già detto, è immortalare su questa tela la tua bellezza. Per sempre. Non muoverti. Non muoverti. Buongiorno, Duca de Mornay. Madame Beauvais, buongiorno a voi. State bene, spero. Molto bene, grazie. Prego, accomodatevi. Mi auguro che la mia visita imprevista non sia inopportuna. È in casa vostro marito? È sempre un piacere vedervi, Duca. Bernard è nel suo studio, oggi dipinge da solo. Splendido. Maestro Beauvais, Bernard. Ah, Duca de Mornay. Scusate, ho interrotto il vostro lavoro. No, affatto, Duca, è solo... seguivo la mia ispirazione. Eccellente, è proprio per questo che sono venuto. Mi chiedevo se per caso aveste qualche opera speciale che desiderate vendere. Come sapete, sono da sempre un grande ammiratore del vostro talento. Ma i lavori che mi avete commissionato? Oh, eccellenti, eccellenti. Ma io sono un collezionista e, se me lo consentite, un esperto. E so che un lavoro su commissione ha a che fare con le necessità del quotidiano, come pagare l'affitto, provvedere alla famiglia, ma io amo gli sfoghi dell'anima dell'artista. Io voglio l'ispirazione, la spiritualità. Come questo? Ah,
È questo quello che cercavo? È solo un'opera che sto realizzando per me stesso, niente di che. Niente, dite voi. È un dipinto magnifico. Non è in vendita. Spero di farvi cambiare idea. Non è in vendita. Ma sarete pagato profondamente. Non è in vendita! E adesso andate via, sono occupato! Vi prego di scusarlo, Duca. Sta lavorando così tanto. Temo sia colpa dell'affaticamento. È molto stanco. Forse è come dite voi, Marianne. Così vi auguro, almeno. Bernard, amore. Che c'è? Che cosa vuoi? Il ritratto che mi stai facendo è così, così... Senti, non vedi che sto lavorando? Ho da fare. Bernard, dobbiamo parlare. Bernard. Bernard! Ho bussato a lungo, abbiamo un appuntamento, dico bene? Sì. Oh, ma state bene, cara? Non è niente, sarà solo un po' di influenza. Oh cielo, dovreste riposare. No, sul serio, non è niente. Mio marito è nel suo studio, venite. Bernard? Bernard? Beauvais? Beauvais, sono qui per la mia seduta. Continuate a ignorarmi e dirò a mio marito che ha sbagliato a commissionarvi quest'opera. Desideri che posi per te, amore. Sono nella posizione giusta, Bernard. Devi riposare un po'. Non hai fatto altro che dipingere il mio ritratto da più di una settimana. Amore, guardami. Tu sei bellissimo. Uno splendore. Ti ho catturata quasi completamente. Fra poco sarai totalmente qui. Qui. Bernard, non mi sento bene. Io ho bisogno che tu stia con me. Ma tu sei già con me, amore mio. Qui. Sei qui nel mio dipinto. Ancora qualche piccolo.
piccola pennellata. Vedrai, amore, e poi sarai completamente, interamente cristallizzata per sempre. Terza volta in questo mese che ve lo chiedo. Non vi vuole vedere, vi prego. Aspettate, ha completato il vostro ritratto. Ci lavora sempre, notte e giorno, non mangia neanche. Non sono abituato a pregare, madame. Ma ora vi prego, lasciatemi andare da lui. Vedere il vostro ritratto vuol dire moltissimo per me. Vi prego, signore. Marianna, sono esausta. Non ho avuto figli. La vostra bellezza in quel ritratto per me è stata una vera ispirazione. È diventata un'ossessione per me. Bernarda lo deve vendere, signore, a me. Signore, se ci sente si arrabbierà moltissimo. Vi prego, Marianne, vi prego. Madame Beauvais! Bernard! Maestro! Voglio parlare con voi del ritratto e non accetterò alcun rifiuto. Beauvais! Perché non risponde? Madame Beauvais. Morta. Guarda, amore mio, guarda il mio dipinto. Non ti sembra pieno di vita? La tradizione popolare del paese vicino al castello dice che la vita di Marianne si sia trasferita dal suo corpo alla tela sulla quale è stata dipinta. Suo marito Bernard fu condannato a passare il resto dei suoi giorni in un manicomio e i suoi dipinti passarono nelle mani del duca de Mornay.
E così, ancora, vivacità e bellezza, genuinità e gioia per la creatività vengono ripagate alla fine con l'orrore, la follia e la morte. Ed è davvero triste pensare che probabilmente Edgar Allan Poe non ha mai conosciuto altro che questo. Ammirare il suo racconto così macabro ci fa pensare alla famosa opera di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, il cui protagonista resta giovane e bello mentre il suo ritratto si disintegra, si decompone, rispecchiando la sua vita dissoluta, simbolico e dal significato profondo. Ma Poe ha esplorato questo territorio tenebroso mezzo secolo prima di Oscar Wilde. E molte volte Poe ci ha guidati attraverso il lato oscuro delle cose, un uomo che riuscì tristemente ad anticipare i tempi. E ora, buonanotte e buon riposo.